Il 6 maggio, sciopero generale. Oggi la conferenza stampa di Susanna Camusso in Toscana. Fisco e lavoro al centro della piattaforma della CGIL, alla base dello sciopero generale contro il governo Berlusconi. Lo sciopero si articolerà per territori e categorie e sarà per alcuni di 4 ore, mentre per determinati settori è prevista un'astensione per l'intera giornata. Metalmeccanici, commercio, servizi, edili, bancari, lavoratori della conoscenza, funzione pubblica e lavoratori delle comunicazioni sciopereranno infatti per 8 ore. Molti comizi dei segretari confederali in giro per l'Italia. Il segretario generale Susanna Camusso parlerà a Napoli alla fine del corteo che partirà da Piazza San Francesco per concludersi in Piazza Dante. Durante una conferenza stampa questa mattina in Toscana, il segretario generale della CGIL ha detto che occorrono scelte che non vediamo. Vediamo invece disattenzione e attenzione agli affari di una sola parte del paese. I dati di paesi che stanno vicino a noi, ha aggiunto Camusso, dicono che si possono fare cose diverse, come smettere di tagliare istruzione, scuola e sistema scolastico, perché riducendo l'istruzione si mette più in difficoltà il mondo del lavoro esistente e si riducono possibilità per i giovani di avere certezze di contributi e innovazione e futuro in questo paese. Come sempre si racconta una verità parziale al paese, ci sarà una manovra di aggiustamento e quelle manovre sono destinate ad essere un ulteriore taglio. Bisogna invertire dunque la tendenza, ha concluso Susanna Camusso, e riportare al centro una parola come giustizia. Il nostro è un paese sempre più disuguale e per ridurre diseguaglianza bisogna intervenire sul fisco e redistribuire la ricchezza che si è progressivamente spostata verso le rendite e verso i patrimoni. Siamo un paese dove il 10% delle famiglie detiene il 47% della ricchezza totale. Referendum alla ex Bertone. La FIOM ha dato indicazione di votare sì. Nel tardo pomeriggio le anticipazioni sui risultati di una consultazione che coinvolge tutti i lavoratori della fabbrica. Alle 10 di questa mattina avevano votato finora 770 lavoratori su 1100. L'esito definitivo del referendum ci sarà intorno alle 20 di questa sera. Sono già 770 i lavoratori dell'ex Bertone, oggi Officine Automobilistiche Grugliasco, che hanno comunque già votato sul piano Marchionne. In tutto i dipendenti della fabbrica sono 1100. Si voterà fino alle 18 di oggi e subito dopo ci sarà lo spoglio. In giornata arriverà anche l'urna dei circa 120 lavoratori distaccati alla Sevel di Val di Sangro, in Abruzzo. L'esito del referendum si dovrebbe sapere intorno alle 20. Grecia. Per il ministro delle Finanze la ristrutturazione sarebbe un errore enorme. L'ipotesi di una ristrutturazione del debito greco sollecitata dalla Germania e dalle agenzie di rating internazionale sarebbe un enorme errore perché impedirebbe ad Atene di accedere ai mercati per 10-15 anni. A ribadirlo è stato questa mattina il ministro delle Finanze greco George Papakonstantinou parlando all'emittente ellenica NetTV. Una ristrutturazione sarebbe un grande errore per il paese, ha detto. Si andrebbe intorno a costi enormi senza alcun beneficio. Crollo del risparmio degli europei. I nuovi dati Eurostat fotografano un peggioramento delle condizioni sociali del continente. Salgono i prezzi della produzione, gli investimenti delle imprese sono praticamente fermi, va giù il risparmio delle famiglie, sono i nuovi dati non certo incoraggianti diffusi oggi da Eurostat a proposito della condizione economica e sociale dei cittadini europei. A marzo i prezzi della produzione industriale sono aumentati dello 0,7%. Restano invece praticamente invariati i tassi di investimento delle imprese europee. Preoccupanti poi i dati sul risparmio delle famiglie, ancora in calo nell'Eurozona e nella UE a 27 nell'ultimo trimestre del 2010. L'ufficio statistico della UE ritiene che la riduzione della propensione al risparmio sia causata dal calo del reddito reale e dall'aumento delle spese per il consumo finale delle famiglie.